Brevissimamente, cioè, che cosa bisogna fare? Non tanto quello che stiamo facendo, perché va anche detto, no? Perché qui io il professor Conto ho avuto la fortuna di conoscerlo, di incontrarlo, di confrontarci con lui più volte e quindi so cosa fa e come lo fa. Ma diciamo tutti, questa non è la regola, è l'eccezione. C'è però una regola che frana sempre di più, cioè la presenza, l'attività di docenti, di accademici come il professor Conte, che c'è qualcosa su cui c'è da discutere, ma parliamo, dov'è il problema? Cioè nessuno uscirà, come dire, né in manette né in una barra da un confronto. Ci si confronta con, bravo, persino in maniera, se vogliamo, storicamente ineccepibile, ma divertente la forma, perché e adesso è una titolare, il professor Conte ha fatto da tribunale in un processo a Ferdinando II in piazza a Sapri, in cui ci si confrontava fra due esponenti di me, e devo dire, è stato giudice rigoroso, è anche un modo per consentire alla gente di partecipare alla propria storia, sentirla propria, anche di divertirsi apprendendo. Questo è quello che si dovrebbe, si potrebbe fare, se neppure facile. Il brigantaggio che cosa fu? È stato presentato soltanto come una questione di ordine pubblico, non spiegando come mai prima c'erano, e lo dice ancora Padula, Vincenzo Padula, cioè prima dell'unità c'erano i briganti e tutti gli armati. Dopo l'unità abbiamo avuto il brigantaggio, e lui spiega, si hanno briganti quando qualcuno vuole usa la violenza per riempirsi la pancia, e si ha il brigantaggio quando quella violenza è vista da tutto il popolo come necessaria. Nel brigantaggio c'era di tutto, c'erano i briganti veri, forse gli loro rappresentanti, io rispose proprio Carmine Rocco Donatelli, che parte come soldato borbonico, brigante, poi garibaldino, poi filo borbonico, brigante filo borbonico e poi di nuovo brigante basta. Ma il brigantaggio c'è dentro anche la linea, come dire, lealista, cioè qui uno Stato ha invaso un altro, quella è la nostra bandiera, quello è il nostro Stato, noi lo difendiamo, e ci partecipavano anche degli stranieri, perché era per uno scontro fra ideologie a livello mondiale. E poi c'era una linea molto forte che era quella dei contadini impoveriti dal furto di terre consentito dal nuovo potere alla borghesia, come dire, alla borghesia fiancheggiatrice, chiamiamola così, grandi fortune nacquero così, per cui si impadronirono delle terre demaniali su cui campava la gente che non aveva terra e che pur tutto non andava alla fame, per cui quelli ti incazzi, prendi un fucile e sparo. Ho pensato solo alla risposta che potettero dare, tanti che si videro le madri, le sorelle, le mogli, le figlie stuprate, le case bruciate, cioè, che fai? Non hai più niente, hai solo la vita e ti giochi quella per fargliela pagare. E poi c'erano i soldati borbonici che non potevano più combattere e facevano la guerriglia, è stato un insieme di tutto questo. E andrebbe con serenità tutto questo studiato di volta in volta. Invece è servito il brigantaggio per sputtanare un'intera storia e un intero popolo. Però anche a questo, piano piano, e anche con questi dibattiti, con chi si fa, con chi ci vuole stare, se uno non vuole fare, non fa. E pensate, e chiudo con questa parte qui, ma la letteratura italiana è curioso, prima dell'unità è tutto filo unitario, è tutta per l'Italia italiana, cioè, dopo l'unità è tutta anche unitaria. Quando hanno visto come è stata fatta, la letteratura, ovvero il mondo della cultura, fa il suo mestiere,
cioè dice guardate stiamo sbagliando, non così. Però viene Bernardo citato, pensate solo che uno dei più grandi libri mai scritti leggendo, perché la lingua di Manzoni che ci viene portata come i Promessi Sposi, come la base delle cose, non voglio esagerare, ma è niente rispetto a quelli di Federico De Roberto. Leggetevi, dicerete, c'è tutto là. In un romanzo storico riferito a una famiglia veramente esistita di Catania, prima e dopo l'Italia. E quindi come se ne esce? Il turismo eccetera, è perfetto. Perché? Perché questa è la giusta risposta di questi tempi. Cioè qual è gli esseri umani oggi viaggiano moltissimo. Cosa viene a fare qui? A trovare il mare bello e la spiaggia? Sì, per carità, mica non lo trovi. Ma perché altrove non c'è? Perché dovresti preferire un posto invece di un altro? Quello che giustifica, muove veramente il turismo oggi è lo scambio identitario. Cioè quando tu vai in un luogo, una cosa eccetera, non puoi andare a prendere il sole lì invece che là. Vuoi tornare sapendo qualcosa di più degli altri. Degli altri intesi, sia di quelli che lì non ci sono andati e sia di quelli che hai trovato lì. Cos'è che funziona tanto? Funziona proprio vendere la propria storia, il proprio gusto, la propria visione, la propria identità. Quello che distingue un tedesco di Düsseldorf da un altro tedesco di Düsseldorf che sono stati insieme o nello stesso tempo in vacanze nel sud d'Italia è che quello che ha fatto bene la sua vacanza torna a Düsseldorf e sa cucinare orecchiette con le cime di rape, si spara le pose con gli altri. Quell'altro si è fatto solo i bagni. La differenza è quella. Noi siamo, e se vi piacciono queste cose, guardate, vi direi, anche se non vi piacciono, leggete perché ne vale proprio la pena. Si chiama Jane Dyer, è il più grande biogeografo mai esistito, ancora contemporaneo, innamorato perso dell'Italia, parla anche l'italiano, armi, acciaio e malattie, e spiega scientificamente perché la nostra terra, quello che noi chiamiamo Mezzogiorno d'Italia, è la parte del pianeta in cui ci sono le migliori condizioni per lo sviluppo della vita sul pianeta Terra. Questa è la ragione per cui tutti i popoli della Terra volevano venire qua, perché non sono scemi. E questa è anche la ragione, interrogatevi, per cui da queste terre non sono mai partite guerre di conquista verso altre terre. Le guerre si fanno per prendere quello che non hai, ma noi eravamo già quelli che avevano più di tutti gli altri. E queste radici fortissime sono quelle che fanno della nostra terra, della nostra storia, della nostra cucina, del nostro approccio verso gli altri. Guardate, se rimane qui solo nell'emisfero occidentale, non lo raccontate fuori. Tra i crimini contro l'umanità che ho commesso è che io ho scritto anche le canzoni per il mare. E di una di cui ho scritto anche la musica, che si chiama Ti parlo del Sud, l'ultimo verso dice: il re della casa qui è un ospite ignoto. Prima ricevevi Odisseo, gli davi da mangiare, lo facevi lavare, vestire e profumare dalle ancelle, e poi gli chiedeva: ti va di dirmi la tua storia? Questo non ce l'ha nessuno al mondo più di noi. Nessuno si può vendere più turismo e cultura di quanto possiamo fare noi. Come si diceva dei cretesi, produciamo più storie di quanto riusciamo a consumare in loco. Queste bellissime parole non ho proprio niente da aggiungere. Ringrazio.
ringrazio tutti di aver partecipato, di essere stati attenti fino all'ultimo, era impossibile non essere, perché veramente è stato un incontro, almeno per quanto mi riguarda, molto soddisfacente a livello di produzione di dubbi, perché è molto importante imparare a seminare i dubbi. Ragazzi, ci siamo andati, non siete perfetti fino adesso. È stato importante per quanto mi riguarda, perché insomma ascoltare sempre un parere autorevole come quello di Pino, ma anche quello di Alfonso Conte, è stata veramente una cosa importante. Vi ringrazio, vi saluto, alla prossima.